La Russia è un territorio talmente grande che le scoperte strane sono all'ordine del giorno. Quindi oggi scopriremo assieme alcune cose che riguardano la nanotecnologia, a strani ritrovamenti di cuccioli ibernati, a alieni. Quindi rimani connesso e scopriamolo assieme. Nel 1991, alcuni ricercatori che stavano effettuando degli studi geomineralogici lungo diversi fiumi russi scoprirono dei manufatti estremamente minuscoli a forma di spirale vicino le rive dei fiumi Kozym, Narada e Balbaniu, negli Urali. Ciò ha provocato un dibattito che è continuato fino ad oggi. Queste strutture minuscole e misteriose suggeriscono che potrebbe esserci stata una cultura in grado di sviluppare la nanotecnologia 300.000 anni fa. Questi pezzi includono bobine, spirali, alberi a gamma ed altri componenti non identificati. Secondo un'analisi dell'Accademia Russa delle Scienze di Sikfiar, i pezzi più grandi trovati sono per lo più di rame, mentre i più piccoli sono fatti in tungsteno e molibdeno. Infatti il più grande di questi misurano all'incirca 3 cm, mentre i più piccoli sono dell'ordine di un decimillesimo di centimetro, e molti mostrano proporzioni auree. La loro forma suggerisce che siano frammenti di metalli fabbricati e non presenti in natura. In effetti è stato scoperto che somigliano molto agli stessi componenti in miniatura delle nanotecnologie contemporanee. Sebbene alcuni abbiano affermato che queste minuscole strutture siano semplicemente dei detriti lasciati dai razzi di prova lanciati nella vicina stazione spaziale di Plesetsk, un rapporto dell'Istituto di Mosca ha stabilito che sono troppo vecchi per provenire dalla produzione moderna. Nel 1996 la dottoressa E.V. Medvedeva, del Dipartimento Centrale di Ricerca Scientifica di Geologia e Sfruttamento dei Metalli Preziosi di Mosca, scrive che «Nonostante abbiano migliaia di anni, i componenti sono di origine tecnologica. I pezzi sono stati ritrovati ad una profondità compresa tra i 3 e i 12 metri e uno strato geologico che va tra i 20.000 e i 318.000 anni. In che modo esseri umani sono stati in grado di produrre componenti così minuscole in un lontano passato e a cosa servivano?» Alcuni credono che le bobine dimostrino che la specie umana godeva di un sofisticato livello di tecnologia, mentre altri affermano che questi siano opera di extraterrestri. I manufatti sono stati studiati in diverse università, tra Helsinki, San Pietroburgo e Mosca. Tuttavia, ulteriori ricerche su queste minuscole strutture sembrano essersi concluse nel 1999, con la morte del dottor Johannes Fiebach, uno dei principali scopritori di questo ritrovamento. Gli scienziati russi hanno scoperto il corpo di un cane vicino a Yakutsk, nella Siberia orientale, conservato nel permafrost. La pelliccia, lo scheletro, i denti, la testa ed i baffi del cucciolo di nome Dogor sono ancora intatti. Utilizzando la datazione al carbonio sull'osso costale di questa creatura, gli esperti del centro svedese di paleogenetica sono stati in grado di confermare che l'esemplare è rimasto congelato per circa 18.000 anni, ma finora i test del DNA approfonditi non sono stati in grado di dimostrare se l'animale fosse un cane o un lupo. Il dottor Stanton ha detto che nei prossimi mesi saranno condotte ulteriori ricerche sul DNA. Non sappiamo infatti esattamente quando i cani siano stati addomesticati, ma potrebbe essere in quel periodo proprio. Siamo infatti interessati a sapere se si tratta in realtà di un cane o di un lupo, o forse di qualcosa a metà strada tra i due. Gli scienziati dell'Università Statale Cecena Russa affermano di aver portato alla luce almeno 40 delle uova di dinosauro più grandi al mondo, che misurano fino ad un metro di diametro e risalirebbero a circa 60 milioni di anni fa. Apparentemente, mentre stavano rimuovendo delle rocce per costruire una strada nella turbolenta Repubblica Cecena della Russia meridionale, i lavoratori avrebbero trovato un ammasso di fossili lisci ed ellittici incastonati nel fianco della montagna. L'attenzione positiva dei media arriva con una gradita tregua per la Cecenia, che ha sopportato due decenni di brutali violenze grazie a due guerre separatiste e all'insurrezione islamica. Negli ultimi anni, Ramzan Kadyrov, il capo della Repubblica Cecena, ha investito milioni di dollari in progetti di costruzione, conservazione e turismo, nel tentativo di rimodellare l'immagine della Repubblica. Ma la buona notizia ha avuto breve durata, infatti lo scetticismo dei paleontologi ha seguito rapidamente all'annuncio che non si trattava di uova. I dinosauri deponevano infatti uova piccole e hanno una struttura del guscio diversa, detto dalla paleontologa Valentina Nazarov dell'Università Statale di Mosca, aggiungendo anche che la posizione del ritrovamento era sospetta. Infatti i dinosauri non deponevano le uova mentre saltavano tra le montagne come le capre di montagna. Un gruppo di paleontologi russi, tuttavia, farà ulteriori ricerche, inclusa la datazione del radiocarbonio. E torna alla ribalta anche la storia della piccola mummia aliena. La blogosfera ed i teorici UFO stanno riprendendo il misterioso caso di un piccolo essere, probabilmente una neonata aliena chiamata Alyoshenka, ritrovata mummificata nell'agosto del 1966 nei pressi del villaggio di Kaolinoivi, in Russia, poi scomparsa misteriosamente.
Di questa scomparsa i teorici della cospirazione danno la colpa alle autorità russe, le quali hanno fatto un tardivo tentativo di nascondere l'origine aliena del colpicino, mentre i teorici della cospirazione continuano a sostenere che foto, video e rapporti medici di esperti abbiano dato la prova definitiva che Aliushenka era di origine extraterrestre, gli scettici insistono sul fatto che le voci di reperti autoptici, che dimostrano che Aliushenka non era umana, sono solo una leggenda metropolitana e che, al contrario, i rapporti provenienti da fonti ufficiali hanno dimostrato che il cadavere mummificato era di un feto umano di sesso femminile, nato prematuramente e con malformazioni gravi, dovute probabilmente alle conseguenze radioattive dell'incidente nucleare del 1957 di Kistim. Secondo i cacciatori alieni, le autorità russe avrebbero fatto sparire il corpo e poi rilasciato falsi referti delle autopsie per calmare le voci di allarmismo sulla faccenda e per dissuadere i ricercatori indipendenti dal cercare di trovare il corpo scomparso. La Dashka Stone è un controverso manufatto che alcuni ritengono essere le linee guida utilizzate dall'architetto del mondo. Conosciuta come la mappa del creatore, questa tavoletta di pietra ha sconcertato i ricercatori sin dalla sua scoperta nel 1999. Per quanto possa sembrare impossibile, gli esperti russi ritengono che la mappa di pietra possa avere 120 milioni di anni. La lastra di Dashka raffigura non solo i dintorni dei Monti Urali, ma anche una serie di progetti di ingegneria civile, tra cui 12.000 km di canali, diverse dighe e notazioni geroglifiche di origine sconosciuta. L'accuratezza e la prospettiva della mappa suggeriscono che sia stata creata da un punto di osservazione aereo. I geroglifici presenti sulla lastra non sono ancora stati decifrati, ma si pensa che siano correlati ad un'antica forma di cinese. Gli scopritori sono stati immediatamente colpiti anche dalle dimensioni della tavoletta: 148 cm di altezza per 106 di larghezza ed uno spessore di 16 cm per un peso totale di quasi una tonnellata. La tavoletta sembra mostrare una mappa topografica altamente accurata della Bashkiria, un'area specifica dei Monti Urali. Alexander Kurvinov, un professore della Bashkir State University che guidava la squadra, ha chiamato la pietra Dashka in onore di sua nipote, nata proprio quel giorno. Quindi, se la storia dovesse essere confermata, la pietra di Dashka indicherebbe che senza dubbio che una civiltà degli Urali era molto più avanzata di quanto si sospettasse in precedenza. È stata ritrovata a Fanagoria, in Russia, la cripta ben conservata contenente gli antichi resti di un uomo, sua moglie e di loro tre figli, risalenti al V secolo d.C. Il team della spedizione, guidato da esperti dell'Istituto di Archeologia dell'Accademia Russa delle Scienze, ha affermato che la famiglia potrebbe essere morta a causa della peste o durante un attacco delle tribù nomadi. L'alto stato del guerriero e della sua famiglia, indicato dalla profondità della loro sepoltura, infatti erano a più di 5 metri, e dagli oggetti di valore con cui vennero sepolti. Voroshilov, capo della divisione necropoli presso gli scavi archeologici di Fanagoria, ha dichiarato: «A giudicare da ciò che abbiamo trovato qui, l'uomo era un membro dell'esercito della città, era un cavaliere, poiché abbiamo trovato anche delle staffe e degli speroni per l'equitazione. C'è anche un'imbracatura di cuoio attaccata alla sua cintura, che veniva utilizzata per trasportare una spada. Le fibbie dell'imbracatura sono molto usurate, il che significa che questo guerriero avrebbe partecipato a molti combattimenti». Nascosta sotto la fortezza di Narin Kala a Derbent, in Russia, c'è una misteriosa volta sotterranea, una struttura sepolta il cui scopo originale era stato sconosciuto per decenni. Ora, grazie all'uso intelligente delle tecnologie di scansione, potremmo finalmente sapere cos'è questo edificio. I ricercatori hanno utilizzato una tecnologia di fisica nucleare nota come radiografia muonica. Funziona tracciando i muoni delle particelle subatomiche cariche generati dai raggi cosmici che interagiscono con l'atmosfera terrestre. Utilizzando questo metodo per scansionare meticolosamente la struttura sotterranea, il team è arrivato a suggerire che un tempo fosse una vasta chiesa. In effetti, potrebbe essere la chiesa più antica della Russia, datata attorno al 300 d.C. Fino ad ora, infatti, gli archeologi erano divisi sul fatto che il sito potesse essere una chiesa o un serbatoio d'acqua o forse un tempio del fuoco zoroastriano. Ora, grazie alle nuove misurazioni, sembra che la prima ipotesi abbia preso il sopravvento in termini di probabilità. Gli scienziati non possono scavare ciò che si trova sotto la fortezza di Narin Kala, poiché è stata dichiarata patrimonio culturale dell'UNESCO. L'edificio sembra essere alto circa 11 metri e lungo 15 metri da nord a sud, mentre 13,5 da est a ovest. La cupola si trova al centro del disegno cruciforme. Ora i ricercatori vogliono continuare il loro lavoro con ulteriori scansioni per produrre un'immagine a grandezza naturale di ciò che è sepolto sottoterra nella fortezza di Narin Kala. Tra non molto, infatti, potremmo essere in grado di dire con certezza per cosa venne originariamente costruita questa antica struttura. Trovato anche questo nell'antica città di Fanagoria, nella regione di Krasnodav, in Russia meridionale, si ritiene che una stele risalga alla prima metà del V secolo a.C. Gli archeologi che stanno conducendo scavi nell'area affermano che il ritrovamento ha buone probabilità di diventare una scoperta di importanza mondiale. La stele, con la firma nel nome del re persiano Dario I, è stata portata alla luce nel centro di Fanagoria, i resti di un'antica città greca vicino alla Crimea e al Mar Nero. Durante una spedizione archeologica sostenuta dalla fondazione Volno Delo del 2004,
Il testo è stato scolpito in un pezzo di marmo in cuneiforme antico, che era usato solo dal re persiano. Sfortunatamente solo il 10-15% del testo è sopravvissuto, tuttavia i ricercatori sono stati in grado di leggere abbastanza per confermare che è stato realizzato per ordine del re Dario I, che visse tra il 550 ed il 486 a.C. La stima approssimativa fa risalire il ritrovamento alla prima metà del V secolo a.C. Il testo contiene una parola non registrata prima e grossomodo interpretata come il luogo chiamato Mileto, una delle più grandi città della Ionia, regione oggi nota come Asia Minore. Mileto era a capo della cosiddetta rivolta ionica delle città-stato greche contro Dario I e venne soppressa nel 494 a.C. Un rinoceronte lanoso dell'età glaciale è stato recuperato dal permafrost nell'estrema regione settentrionale della Russia, in Yakutia. La carcassa è tra gli esemplari meglio conservati trovati fino ad oggi e la maggior parte dei tessuti molli è ancora intatta, inclusa parte dell'intestino, alcuni folti peli ed il suo corno. Gli scienziati stanno aspettando che le strade ghiacciate della regione artica diventino percorribili per consegnare l'animale in laboratorio ed iniziare gli esami. Gli scienziati hanno datato la carcassa tra i 20.000 e i 50.000 anni fa, ma una datazione più precisa sarà possibile una volta che gli studi al radiocarbonio potranno essere effettuati in laboratorio. La carcassa è stata ritrovata sulla riva del fiume Trichinev, vicino all'area in cui un altro giovane rinoceronte lanoso venne recuperato nel 2014. I ricercatori hanno datato quell'esemplare, che venne chiamato poi Sasha, a 34.000 anni fa. Plotnikov, un paleontologo dell'Accademia delle Scienze russa, afferma che il rinoceronte lanoso aveva probabilmente tra i 3 e i 4 anni quando morì e la causa potrebbe essere stato l'annegamento. Il cadavere di una minuscola creatura misteriosa è stato trovato sulle rive del fiume Kovashi, nella Russia occidentale. I residenti locali ed i biologi esperti non sono stati in grado di identificare la creatura. I rapporti sui media locali, secondo cui gli scienziati sono sconcertati dalla scoperta, hanno suscitato voci secondo cui la creatura potrebbe essere di origine aliena. Quando Tamara, la donna che ha ritrovato la carcassa, ha mostrato il minuscolo cadavere ai suoi amici, alcuni hanno pensato che fosse l'embrione di un pollo mutante. Ha poi mostrato la creatura anche un biologo, che non è stato in grado di identificarla né come pesce né come uccello. Questa creatura ha un teschio misterioso, senza collo né ali. Gli esperti hanno convenuto che la creatura dovrebbe essere inviata a Mosca per ulteriori studi scientifici, compresi i test del DNA. Infatti sono necessari studi approfonditi per determinare che tipo di creatura o organismo sia. Secondo Scott Waring, editore di UFO Sighting Daily, la creatura sarebbe un minuscolo embrione alieno. Alcuni residenti locali hanno espresso il sospetto che la creatura possa essere un prodotto della mutazione teratogena causato dalla contaminazione nucleare della vicina centrale nucleare di Leningrado. Ebbene, amico, queste erano solo alcune delle stranezze più incredibili presenti in Russia. Quale di queste ti ha colpito di più? Fammelo sapere con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale se non lo sei già. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo venerdì con il video horror. Ciao!